per chiedere scusa alla famiglia Morlandi, per chiedere perdono per gli anni di omertà, per chiedere scusa per aver trasformato quella che era una vittima innocente di camorra nella maestrina vittima di un delitto passionale. Ha chiesto scusa a nome della città alla famiglia Morlando per questi anni di omertà, anni in cui Giuliano si è voltata dall'altra parte e non ha dato la giusta dignità a Mena. Il sindaco Antonio Potiello, nel corso della cerimonia di intitolazione dell'aula consiliare alla giovane vittima di Camorra, si è rivolto ai familiari di Mena presenti in sala chiedendo scusa e dicendo che se lì c'è Mena non può esserci la Camorra. E ne facciamo il simbolo e soprattutto ne facciamo una sorta di barriera, perché chiunque entrando in questa sala consiliare si ricordi che è dedicata a una vittima di camorra e se c'è Mena la camorra deve restare fuori e non deve mai più infiltrare questo palazzo. Due le targhe che sono state scoperte ieri e benedette da Monsignor Angelo Parisi. Questa giornata di riconoscimento arriva 37 anni dopo la sua tragica morte. Per la famiglia questo è stato un grande dono che l'amministrazione ha fatto a Mena e all'intera città. Noi della famiglia chiaramente siamo proprio stupefatti di questa bella, un'altra bella iniziativa nei confronti di Mena Morlando, nostra sorella. Però quello che dico oggi, che stamattina vedo un cielo azzurro, e questo cielo azzurro indica proprio questo, che Mena è contentissima di una bella giornata piena dedicata tutto per lei. Sull'importanza di aver dedicato alla giovane vittima l'aula consiliare si è soffermato il presidente del Consiglio Comunale Luigi Sequino, che ha definito la giornata di ieri la giornata della consapevolezza. Questa iniziativa, questa giornata, questo gesto debba servire soprattutto agli amministratori di questa città, noi amministratori di questa città, ad avere la consapevolezza del ruolo che siamo stati chiamati ad esercitare e soprattutto ad avere la consapevolezza del modo attraverso questo ruolo deve essere esercitato. Alla funzione hanno partecipato anche il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ed il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone. L'impegno di Camorra deve essere una costante, ecco, della rappresentanza politica, di qualunque rappresentanza politica di questo territorio, e un impegno attivo di tutti i cittadini. È una vittima che fino a poco tempo fa era stata completamente dimenticata, per una serie di ragioni, non credo solo di negligenza, perché tutto sommato certe parole in certi contesti erano ancora difficili da pronunciare, soprattutto la parola Camorra. Oggi credo che si metta la parola fine, perché intitolare l'aula consiliare significa non poter fare a meno di ricordarla. L'anniversario si è poi concluso con una santa messa nella parrocchia di Sant'Anna e la deposizione di fiori sotto la lapide in via Monte Sion, lì dove Bidognetti usò Mena come scudo umano, facendo così uccidere una giovane insegnante di soli 25 anni.